La cattedrale di St. Mary, assediata da migliaia di ragazzi sin dalle prime ore del mattino. Arrivano da tutto il Myanmar, ma anche da Cambogia, Indonesia, Laos e Taiwan, Cina popolare. Io vengo dalla Cambogia. Siamo 125 pellegrini per incontrare Papa Francesco. È la prima volta per me, per tutti noi. Mi piace molto Papa Francesco, sono molto contenta di essere qui. Io vengo dal Myanmar. Sono molto emozionata. Siamo qui tutti in attesa. Un'attesa molto speciale. Io vengo da Yangon, in Myanmar. È la prima volta che vedo il Papa. Papa Francesco ha scelto loro, i giovani, per il suo ultimo appuntamento nella terra dai 135 volti. Sono tutti rappresentati sotto le volte della chiesa distrutta e ricostruita più volte, con i colori e gli abiti delle diverse tradizioni. Tamil, Kachim, Kayan, Chin, Karen e Barem. Le campane a festa e i canti accompagnano l'ingresso di Francesco per la celebrazione della seconda messa birmana. È intensa, corale, ricca di segni. Ma sono le parole del Papa a scuotere le navate stracolme di giovani. Siete pronti a recare il lieto annuncio ai fratelli e alle sorelle che soffrono e hanno bisogno delle vostre preghiere e della vostra solidarietà, ma anche della vostra passione per i diritti umani, per la giustizia e per la crescita di quello che Gesù dona, amore e pace. E poi, il grande compito affidato ai giovani essere discepoli missionari di Gesù. Non abbiate paura di fare scompiglio, di porre domande che facciano pensare la gente. E non abbiate paura se a volte perciperete di essere pochi e sparagliati. Il Vangelo cresce sempre da piccole radici. Per questo fatevi sentire.